L'amore è l'equivoco della ragione, un momento di grande ubriacatura che con l'andare del tempo si trasforma e ci rende coscienti che in effetti è solo un equivoco. Contemporaneamente sorgono altri sentimenti, meno nebulosi ed entusiastici, come l'affetto e il desiderio di confidenza. Questo porta inevitabilmente a costruire una sorta di società omertosa, come in fin dei conti la famiglia, che offre molti vantaggi sul piano personale, ma che è comunque un'istituzione antisociale, una sorta di rifugio antiatomico contro la società. Questo per ben che vada. Se poi non ci sono affinità di carattere e finalità comuni, si finisce per dividersi.